e benvenuti, come state? Allora, così come già avete visto dal titolo, oggi facciamo un video spacchettamento, spero abbastanza veloce, per mostrarvi qualcosina che mi è arrivata dall'azienda Bid Park. Quindi passiamo, ho già tolto diciamo, il pacchetto, quello più grande, adesso cercherò di spacchettare evitando di fare troppi rumori con la carta. Allora, iniziamo subito da queste manachelle, ma prima voglio ribadirvi il nome dell'azienda, la Bid Park. Ripeto, l'azienda mi ha mandato questi materiali per provarli e anche per farveli conoscere. Molti di questi io già li ho sperimentati più volte, come ad esempio queste manachelle che trovo di ottima qualità. Il materiale è acciaio anallergico e io le ho prese tantissime volte anche in altri siti perché mi sono trovata veramente bene, sia come prezzi sono veramente accessibili e anche come qualità li ho presi in entrambi i colori, sia dorato che argentato, 20 pezzi e 10 pezzi, ve li straconsiglio. Questi moschettoni che io ho ripreso per la seconda volta perché ho fatto la cintura gioiello e veramente mi sono trovata bene con questi moschettoni abbastanza grandi e li ho ripresi. Un'altra cosa che ho preso, questi triangolini in acciaio, pensavo fossero più grandi, infatti ne ho prese due confezioni, in ognuna ce ne sono 10 pezzi, però in realtà sono piccoli piccoli e quindi insomma devo valutare come utilizzarli. No, ho trovato un altro paio di questi, ne avevo presi due confezioni. Sì, pensavo uno, invece due, che mi tornano sempre utili comunque. Allora, poi ho preso questi perni, sempre in acciaio, una misura che mi servivano, ma non avevo ancora. Sono 50 pezzi e sono 10 mm, perché ho in mente di fare degli orecchini e mi serviva appunto il perno più grande. 50 pezzi e acciaio. Poi ho preso questi. Allora, sono 5. Sì, sono solo 5 pezzi. Da qualche parte ho letto che si chiamano bezel. Credo che si dica così perché sono completamente inesperta per quanto riguarda la resina, ma è qualcosa che mi sta cominciando ad appassionare e vorrei fare qualche lavoretto. Quindi, questi qua sono sempre in acciaio. Poi ho preso soltanto due confezioni di questi. Spero che non si faccia troppo rumore perché poi nel video, ecco qua. Questo set l'ho preso sia in oro che in argento, color argento, però è sempre acciaio in entrambi i casi e sono appunto delle basi per orecchini. Anche di questi, cioè di ogni cosa che vi sto mostrando, ovviamente vi farò vedere, vi metterò giù nell'info Una cosa il link. che mi ha dato molto entusiasmo sono questi perni, vi faccio vedere, li ho presi in due colori, ma c'erano altri colori ancora. E sono sempre in acciaio, però hanno la base smaltata. Sono molto graziosi e li trovo abbastanza simpatici. Non c'è la misura, però dovrebbero essere intorno ai 10 mm. Scusate, anche questi sono 10 pezzi ogni confezione. Adesso vi faccio vedere una serie di catene. Sapete che in questo periodo io sono un po', da noi si dice flippata con le catene, o per fare delle collane, ma soprattutto anche per delle cinture. Allora, devo dire la verità, quelle che vi ho mostrato all'inizio non ricordo se le ho prese anche alla Bid Park. Però quella proprio dove nasce la prima cintura gioiello e poi l'altra nello stesso video unboxing di cui però realizzai una collana.
quelle sono le più belle in assoluto, quelle che di cui veramente sono stata felicissima. Adesso ne ho riprese altre, ma non mi hanno dato lo stesso entusiasmo di quelle, ma sono anche carine. Quindi questa qua è carina, però diciamo mi dispiace un po' che ecco, fa tutto questo scherzo, forse perché è ovviamente il rettangolo e quindi diciamo sta così, in questo modo così. Quindi ho pensato sicuramente di adoperarle come cinture, perché ma questo ad esempio, questo modello, anche senza fare il modulino in tessitura, una cintura semplice aggiungendo magari un pezzetto di catena come prolungo per allungarla e un gancio di questo, già facciamo la nostra figura. Ancora un'altra catena, questa qua mi piace molto il colore perché io amo il verde. Ha degli schizzi sul marrone, color cammello sembra. È leggerissima, tutte le catene sono di alluminio e resina. E anche di questa si può fare anche un braccialetto, perché no? Ma anche di questa, volendo, si può fare un braccialetto, guardate. Diciamo è abbastanza... anche elegantino. Poi sempre come catena ho preso una confezione, un set veramente che ne comprende 5 confezioni. Questa mi piace molto, anche questa ovviamente io le immagino amando molto i vestitini. Immagino proprio sul vestitino, ecco, e ne ho preso 5 perché il set è da 5, anche se da quello che mi sembra di ricordare forse anche è possibile prenderne una. Ok, adesso l'ultima cosa che vi mostro, questo pacco esagerato è 500 grammi e anche 500 pezzi di questi elementi in resina tipo conchiglie. Vi faccio vedere più da vicino, sono veramente fatte bene, lucide, non lo so, avevo pensato qualcosa di particolarmente estivo, ovviamente sono tante, però alcune cose sono proprio in modalità ingrosso, diciamo così, e quindi è un pacco esageratamente grande. Il video spacchettamento si conclude qua, spero di tornare al più presto con almeno 2 creazioni. Non ho ancora idea su cosa lavorare di tutto questo materiale, ovviamente non potrò usare tutto, utilizzare tutto, ma mi concentrerò solo in qualcosa, di quel qualcosa, sia un video creazione semplice, sia un video assemblaggio, tessitura, questo non lo so, solo aspettatemi e vedremo insieme cosa realizzare. Io intanto vi saluto e ci vediamo più presto, ciao!